favola, un racconto medio breve, sempre però con degli animali, animali parlanti, animali con sembianze antropomorfe, cioè animali con la forma d'uomo. Ma adesso ho capito cosa hanno chiamato noi. Due bestie così. Pierino, sei contento di essere qui a Barcis? Sì, ma bastava sì o no, non è che... Quindi... Allora, uccellino, come va? Quello vola. Mi fai la domanda, quello vola. Sta fermo qua, torna giù, uccellino, torna giù. Allora, è prima volta qua, Barcis? Perché non hai mai visto Monfalcone? Allora, anatra, tu hai un lago, qua, tu hai già fatto una nuotatina, sei già buttata... Bene, quasi affogata. Affogata nel rum. Il gatto è la prima volta qua a Barcis. Tanto di quelle volte. Sono di passaggio. Fino a Cimolasi. E il passo Santo Svaldo l'ha mai fatto? No. Dopo l'area del Vajonto. Però puoi andare a Longarone, puoi andare a Longarone e tornare a Vicenza, sei di Vicenza? Ma anche questa, due, ti avevo detto due cose, non chiedo. Di qua, allora, nonno, tu qua avrai visto dal Novecento in poi, quindi tu risali al Mitteleuropa, là, all'impero asburgico. L'impero asburgico. Conosci Maurizio Salvador? Sai che prende il vitalizio? Ascolta, qua non sei l'unico. Non sei l'unico. Lei si sente un capro espiatorio? I lupi sono capro espiatorio. Se c'è un lupo, già. Dice che capro. Cioè, sarà il lupo espiatorio. Mi tiri fuori un'altra bestia, che bestia è? Ma si dice capro? Si dice, sì, quando è un capro. Ma qua è un lupo. Cacciatori, dove eravate? Siete arrivati per ultimi, dove eravate? Dove eravate? Adesso. In trattoria. Tagliatelle. A mangiare le tagliatelle. No, serve arrabbiarvi, Io sarei contro la caccia. Però... Posso dirmi contro la caccia? Basta. Ho capito, ma... Va bene. Sì, ma discutiamo, parliamone. Ma non potete solo sparare, sempre sparare. Cacciatori, per cortesia. Basta, stop. Allora, basta. Perché sta roba? Basta. Come dobbiamo dirvelo? Basta. Ma come ha fatto? Maestro Emanuele Lacchin. Applauso. Lo...